Siamo qua con Fabiana Manager al TIC Festival. Insomma, Fabiana, che cosa ti aspetti da questa 3 giorni? Io spero che ci sia come l'anno scorso, tanta gente, voglia di incontrare persone, di raccontare il lavoro di creator, che non è un lavoro scontato, banale, ma nemmeno uguale a tanti altri, e poi appunto anche prendere ispirazione, quindi venite tutti al TIC Festival. Tanti giovani, te li aspetti, insomma, che affluenza ti aspetti questi giorni? Ma io penso una bella affluenza. L'anno scorso fu una sorpresa, anche perché il tempo era brutto, era freddo, ma ci fu tanta gente, persone curiose, ma poi soprattutto persone che, come dire, conoscevano il creator perché magari avevano visto qualche video, ne approfittavano per conoscere, nel frattempo ne conoscevano altri, quindi anche per me è stata veramente una scoperta oltre che un divertimento. Quanti sono i ragazzi, le ragazze che ti fermano per chiederti magari qualche consiglio su CV, sulle opportunità lavorative? Abbastanza, devo dire che se esco in una zona popolata da ragazzi è difficile che nessuno mi fermi, soprattutto i capelli aiutano. Senti, com'è cambiato il tuo lavoro con il Covid? Perché comunque sei salita alla ribalta anche, diciamo, in quel periodo lì. Ma io, il mio lavoro da creator è nato con il Covid. Prima io facevo questo lavoro, orientamento di formazione in azienda. Il Covid mi ha dato la possibilità di avere un canale mio, TikTok, e soprattutto di avere anche il polso della situazione, del fatto che ci fosse bisogno che si parlasse di lavoro, di tematiche relative all'orientamento, anche su canali più frivoli come era una volta TikTok. Quindi da lì ho visto poi anche cambiare i social, che come Instagram sono passati di essere una piattaforma puramente di divertimento, di contatto con i tuoi amici, è una piattaforma dove fare divulgazione, dove anche raccogliere informazione. Quindi io la uso ora per questo, proprio per divulgare, per parlare con le persone che hanno questi determinati dubbi nei confronti della carriera, e poi soprattutto anche per ispirarmi. Qual è la difficoltà maggiore che riscontri tra i ragazzi nel entrare nel mondo del lavoro? Difficoltà possono essere due ordini motivi. La prima è sicuramente l'orientamento. C'è difficoltà a raccogliere le giuste informazioni, perché le informazioni ce ne sono tante, ma avere una guida competente, consapevole, non è da tutti, e quindi ecco, posso spiegare anche parte delle ragioni del mio successo. L'altra è anche una disillusione nei confronti del lavoro, e questo è un aspetto che io noto anche su meno giovani, il fatto che ci si aspetta che qualcuno ci possa fregare, o che comunque le condizioni lavorative non saranno particolarmente vantaggiose. Da lì questa retorica sempre del voler denigrare, non so, l'Italia, il lavoro dipendente, dire l'estero come la panacea di tutti i mali, quando in realtà secondo me bisogna anche qui imparare a conoscere il proprio valore, i propri diritti, e imparare a negoziare e riconoscere le opportunità. Essendo diventato un punto di riferimento per tanti, senti la responsabilità di essere una sorta di guida per i ragazzi? Questo sì, diciamo che sento la responsabilità comunque di avere una visione obiettiva, nel senso che a volte forse una critica che mi arriva è: Fabiana, tu da un cerchio una botte non ti schieri mai. Io in realtà non è che non mi schiero, io tendo a dare delle opportunità per il loro valore, ma non prendendo con me tematiche polemiche o tematiche per forza che debbano suscitare hype solamente perché devi creare critiche. Ecco, questo forse è la mia responsabilità, dare la possibilità alle persone di raccogliere informazioni e di giudicare ognuno con il proprio punto di vista la validità di quell'opportunità. E in ultimo, un consiglio che daresti magari a un ragazzo che ancora non ha trovato la propria via? Che le vie sono tante, che in realtà non esiste una. Io ho cambiato strada almeno 3 volte, non l'ho fatto in un giorno, l'ho fatto almeno in 16 anni, 17 anni. E soprattutto, se posso dare un consiglio, è di scegliere quello che ti piace in quel momento, non tanto fare i progetti a lunga scadenza, ma fidarsi un po' più di se stessi. Quello che ti piace, quello che ti fa star bene e ti soddisfa, può essere la scelta giusta. Dopodiché io quello che vedo è che c'è molta più possibilità ora che non prima di cambiare e aggiustare il tiro.